E cari amici di Master Troy, sempre più tempo di recensioni. Stiamo tornando con una nuova race a parlare dei getter. Non che su questo canale ce ne fosse certo bisogno, essendo una delle mie serie animate preferite, e in particolar modo i Shin Getter, dall'anonimo film The Last Day. Ragazzi, chi ancora non l'ha visto, su YouTube è gratuito, quindi riprendetelo. Un bestione di questo livello merita di essere visto, un grandissimo cartone animato, specie perché stiamo arrivando già su YouTube con la nuova serie che anche Bandai ha fatto dei GX dedicati proprio a questa. Ma non ci perdiamo troppo in chiacchiere e andiamo a scoprire che cosa ha ancora da dire lo Shin Getter in versione Aoshima, visto che presto vedremo anche quello della Tri-Zero, visto che è in uscita, e prossimamente la CC Toys sta preparando uno Shin Getter, che quello sicuramente lo vedrete nelle mie pagine, perché prossimamente arriverà Gurren Lagann CC Toys e sempre della CC Toys Mazinga Zero. Ragazzi, due pezzi veramente da urlo. Ecco perché, prima di introdurli, mi piacerebbe cominciare da questo getter. Ebbene, amici miei, non si inizia se prima non facciamo le raccomandazioni. Iscriviti al canale, vai giù in descrizione, Master Toy Live e Master Toy Shop ti aspettano per trovare prodotti proprio come questi e fare nuove amicizie con collezionisti proprio come noi. Ragazzi, e se non bastasse e volete recuperare proprio quei video dei getter che vi stavo dicendo, come lo Shin Getter Black, come lo Shin Getter Future Normal Color, oppure i Getter Beast, sapete che qua sopra, con il bottone Live Action, andate a recuperare tutti i video del vostro buon recensore Davide Overpower. E adesso che siamo arrivati in questo epico momento, andiamo a conoscere meglio la scatola dell'Aoshima. Allora, intanto un artwork spettacolare dove vediamo il nostro fantastico Shin Getter in piena potenza con un attacco, un bel pugnone, perché questo di combo ne faceva a iosa nel cartone animato, quindi andatelo a rivedere. Faccia a guscio come nello stile appunto del nostro amato Gonagai, che ha sempre spiegato che questo stile vuole ricordare proprio un guscio di tartaruga. Infatti sulla serie Infinity possiamo vedere che ha riportato questo stile in tutto il Jokoking, specialmente avendo più pannelli, ed è una caratteristica che li rende unici. Ma andiamo subito a scoprirlo, anche quello che c'è nel retro di questa box. Intanto, scritta Shin Getter 1, scritta in giapponese, anime export W Wing Version, perché ognuno, sapete, degli Aoshima ha un modo speciale e particolare di mettere le ali. Ecco perché ne hanno fatte varie versioni. Di questa ne esiste anche una Weathering. Quello che andiamo a vedere oggi invece è il Normal Color Edition. Ho soltanto la box ed è una bellezza straordinaria, ma andiamo a scoprirlo nella parte posteriore. E eccolo qua, amici, altre fotografie che ci raccontano un po' la storia di quella che sarà l'unboxing di oggi. Peccato già per queste viti a vista che si vedono dietro, non ci sono dei tappini. Belle le livree a trasparenza appunto delle gambe, e questa stessa metodologia è stata anche sviluppata per il petto. Ma allora, lo vogliamo toccare con mano? Dai, andiamo. Già da qua sembra una fedeltà assoluta. Ma che cosa c'è qua? Per gli nostri amanti del vintage, già una box in polistirolo, proprio come piace a noi, in perfetto stile e in linea con le nostre passioni. Ma andiamo avanti, un piccolo libretto illustrativo, vediamo che cosa c'è. Intanto l'artwork della stessa grafica della box, in più possiamo anche scoprire meglio che questo prodotto è uscito nel 1998, quindi è bello annato questo modello Aoshima. Le varie coppie di mani che troviamo all'interno, e poi dolcis in fundo abbiamo la coppia di ali, vedete anche queste indispettite, guardate che stile. E in più abbiamo, guardate qua, la fase che ci piace di più, le armi con il manico tutto in diecast, mentre questa parte è in PVC e questa è plastica, ok?
quindi qua PVC morbido, questa plastica e questo invece die cast. Quindi via il falcione, una alabarda, stessa tipologia di materiali, belle le colorazioni fino alla parte della lama, che viene colorato in uno stile un po' weathering, ma belli i grigi canna di fucile metallizzati. Infatti, se riuscite a vedere un po' il riflesso che si crea da profondità, vedete? C'è questa colorazione come dà profondità a tutto la parte della alabarda interna. Stessa cosa pare che abbiano fatto nelle spalle, quindi questa colorazione secondo me conferisce quella marcia in più. Stessa cosa mi sarebbe piaciuta, per esempio, quando l'altro giorno parlavamo della Shima GX58, perdonatemi, della Bandai GX58, ebbene, la GX58, quando parlavo di colori, secondo me, se volevano renderla ancora più profonda, dovevano riuscire a sfruttare magari una colorazione di questo tipo. Ok, vedete che bella che rimane. Cosa c'è all'interno del nostro mondo delle meraviglie? Quindi abbiamo il nostro getter ben riposto all'interno, togliamo via la plastilina che lo proteggeva, perfetto, un prodotto che ci aspetta per essere recensito. Guardate le counterplate sulle braccia, che spettacolo, i rossi profondi e non troppo chiari, quindi sono quasi su un bordeaux, i verdi forti sul colore bianco del nostro getter e le varie coppe di mani. Andiamolo a vedere ancora più da vicino. Eccolo amici, tutta la bellezza del contenuto. Abbiamo uno shin getter alto intorno ai 20 cm, la alabarda, il falcione, le ali e due coppie di mani aggiuntive aperte e a pugno chiuso. Quelle che indossa già il nostro personaggio del giorno sono quelle semi aperte, appunto per insegnarvi le armi. Ragazzi, cosa balza subito all'occhio di questo prodotto? Cosa c'è veramente che va e che funziona? Bene, chiaramente il peso del prodotto, quando ancora i prodotti si facevano quasi interamente in diecast. Almeno il 90% di questo spettacolo di Chocoking è diecast, sappiatelo, pesantissimo. Le colorazioni, un altro punto a favore, dei rossi profondi, belli, quasi sul bordeaux, le colorazioni verdi delle panel line e soprattutto questa bellezza delle spalle in color canna di fucile metallizzato, uno spettacolo per gli occhi. Il dettaglio fino alla parte più piccolina degli occhi completamente disegnati e la testa a tartaruga è di una perfezione unica, fino alle punte delle antenne del getter. Hanno fatto un capolavoro. Ma che cos'è che pecca questo Ashima? Ebbene ragazzi, proprio in mobilità. Alcune movimentazioni delle articolazioni non sono state proprio prese in considerazione, specialmente nella parte del bacino e nel movimento appunto qua sopra al quadricipite. Quindi questa parte delle anche non va in flessione destra e sinistra ed è un autentico peccato. E proprio perché parliamo di movimentazione, getter alla mano, e scopriamo meglio che cosa può fare il nostro getter. Ebbene amici miei, il nostro getter, partendo dalla testa, può ruotare leggermente indietro, quindi può flettere all'indietro e può flettere in avanti. Proprio in questo momento potete notare la meraviglia delle colorazioni completamente metallizzate. Infatti vedete questo traslucido che non c'è nel bianco ma c'è sui rossi e sulle spalle. Quando vi parlo di profondità di colore è questo che intendo, e Aoshima ha colto nel segno e ha sfruttato questa particolarità della colorazione di questo getter. Per quanto riguarda le spalle, quindi possono compiere tutto il movimento con ball joint e poi hanno questo ampio range in uscita e in entrata,
Peccato che però non c'è un'oscillazione della spalla, ma è sempre un prodotto del 1998, quindi ragazzi è veramente antico questo robot. Guardate però ancora come mantengono bene le articolazioni, come sono forte. L'avambraccio invece può flettere, può andare in piega, non è a scatto in questo caso, quindi questa articolazione, questo innesto non è a scatto, ma flette benissimo e sfruttano sempre il livello di colorazione. Lo stesso rosso metallizzato, guardate che bello, pieno di riflessi, ma specialmente le palle inline in verde, vedete, in verde più scuro, come vengono disegnate in maniera perfetta fin sopra le mani, con ogni dettaglio di queste borchie in colore grigio metallizzato. Guardate che belle le counter. Peccato che non possono muoversi, ma del resto era sempre un prodotto del 98. La testina può compiere una piccola flessione verso destra e anche verso sinistra, però non va in piega sinistra-destra come siamo abituati su alcuni prodotti sui Getter. Il punto vita del bacino non piega proprio, quindi non è spezzato in tre parti, tantomeno in due. Peccato. Le gambe, in questo caso, qua attaccate al quadricipite, può compiere proprio una flessione minima interna ed esterna e piegare in avanti e indietro, ma vedete quanto è rigido nei movimenti. Se lo andiamo a paragonare con un Sentinel, che è mostruoso per quanto ha movimenti, ma il Sentinel pecca di materiali, è alto quanto un Sentinel, completamente in scala con un Sentinel, quindi appunto un 20 cm, Dynamic Made in Cina, vedete tutte le viti ancora quando non si andavano a coprire con dei tappi, bello questi display che fanno vedere fino all'interno degli ingranaggi, era veramente una chicca della sua epoca. Guardiamo nella parte posteriore, stesso livello di dettaglio, sempre che il piedino può flettere a sinistra, a destra, indietro e in avanti, peccato che la punta non flette e possiamo andare in piega neanche di 90 gradi sulla gamba, quindi questo Chococking pecca di mobilità, per il resto nelle forme è veramente stupendo e soprattutto la scelta dei materiali, ragazzi, questo fa 500 grammi, sentirete che peso assurdo che ha quando lo comprerete e se lo troverete, guai a non averlo, perché è fondamentale rendersi conto della scelta e qualità dei materiali quando poi alcuni collezionisti più datati si lamentano, è proprio perché abbiamo perso questo livello di qualità con il tempo. Ma questo vale anche per le astronavi, perché sappiate che le astronavi Aoshima godono della stessa bellezza nei materiali e nelle colorazioni, sono proprio un passo avanti, cosa che Bandai non ci arriva a questo livello. Vi posso garantire che pesa un botto, sembra di avere a mano un Future che forse lo differenzia di 300 grammi. Questo veramente, ragazzi, è un bestione. Che roba! Dai, andiamogli a montare qualche arma, gli diamo un posing e una votazione finale, per forza, ragazzi. È quello che stiamo aspettando tutti, no? È vero o no? Ecco qua, ragazzi, questo è il massimo che sono riuscito a dare del posing. Purtroppo va molto in sofferenza perché le articolazioni sono proprio limitate, specie con le oscillazioni della spalla e le movimentazioni delle gambe. Ringraziamo Dio che si salvano almeno i piedini, ma non hanno neanche un movimento dei polsi, quindi non c'è una piccola flessione dei polsi che potete un attimino giocare anche con appunto i vari innesti. Purtroppo, ragazzi, è limitato nelle articolazioni, tanto bello quanto limitato, quindi ci sono questi limiti articolari che purtroppo peccano di brutto. La scelta è l'incontrario, tutto quanto dai cast esterno, poi quelle che sono gli innesti, le articolazioni non sono state sfruttate a dovere con dei frame in metallo, cosa rischiosa poi per appunto gli innesti, che possono rovinarsi nel tempo, visto che l'articolazione in plastica, per quanto dure, non possono essere forti come quelle in diecast, che la scelta di Bandai fa proprio all'incontrario perché rende i suoi prodotti molto giocosi. Comunque vediamolo da vicino, lo scopriamo meglio e vediamo se anche a voi piace questo posing. Ecco qua, questo è il mio posing, partiamo proprio dalla falce, vedete che meraviglia, una falce piena di dettaglio, dettagliata fino alla punta, eccolo qua,
Certo, è splendido, però questo va avvicinato magari con un Sentinel, con dei posing ancora più plastici, che potete veramente dare delle evoluzioni che vi soddisfano e aggradano molto di più. Se siete un attimo amanti delle fotografie, vi rendete subito conto che il prodotto rimane piatto a livello fotografico, perché non potete dare quelle pose plastiche, insomma, di un prodotto giovane come quelli del 2021. Però ragazzi, tutto il resto è da urlo, ecco perché poi a livello estetico guadagna tanto, perché guardate che immagine, guardate che rossi, che scelte di colorazione, ma le cromature le abbiamo già viste bene da vicino. Comunque un minimo di posing si riesce a dare laddove vi impegnate bene. Allora, questa caratteristica sono proprio le ali tutte a punta, quindi versione a double view, come è scritto proprio sulla box. E adesso gli abbiamo montato le standard, quelle chiuse, e poi gli andiamo a montare queste qui tutte aperte in questa versione double V, ok? Vedete anche voi ragazzi, con questo nuovo posing, proprio ad esaltare questa apertura alare, che è la caratteristica di questo modello, essendo, come vi dicevo, che hanno fatto molte versioni, ma peccato veramente per la mobilità. Se avessimo almeno avuto un display dove agganciare per metterlo in posizione di volo, avremmo già raggiunto un grandissimo risultato, cosa che ahimè purtroppo Aoshima ha avuto questi limiti ingegneristici, ma capiamo che è l'annata. E quindi un prodotto del 1998 possiamo veramente accettare tutto, quindi è giusto compromesso probabilmente per il materiale. Certo che se fossimo tornati indietro nel tempo e avessimo dovuto recensirlo in quell'epoca, chiaramente gli davamo un 10. Ad oggi, con tutti questi limiti articolari, capite che non può andare proprio nell'Olimpo dei giochi, ma assolutamente voto assolutamente più che sufficiente, perché ragazzi, la scelta dei materiali, i colori, le proporzioni ci sono tutte. A livello estetico, uno dei più bei getter mai visti in circolazione, specie in questa colorazione, perché mi hanno detto appunto che nelle altre non è proprio così bello come questo. Questo è veramente una versione colorata che lo rende unico nel suo genere. Guardate fino a che punto di dettaglio andiamo ad arrivare. Se guardate lo sculpt, gli occhi perfetti e i disegni delle linee, non c'è una sbavatura neanche a cercarla. Molto semplici gli innesti appunto delle mani intercambiabili, e sono tutti in die cast, quindi non rischiate di romperle neanche lì dopo alcuni anni che magari andate, prendete e tirate. Quindi non vi preoccupate, perché non c'è nessun scattino, non c'è nessuna difficoltà. Quello che dovete fare molta attenzione invece in questa mano in PVC, che vi rischia, che si può rischiare di rompere molto facilmente, perché questo tipo di materiale è un PVC molto morbido e la labarda tende a tirarla via, allargarla con il tempo, e quindi la spaccate e andate a rompere le quattro dita. Quindi quello che vi consiglio io, lasciate stare assolutamente, lo tenete in un posing così, magari fate due fotografie come ho fatto io con la labarda o con la falce, ma poi gli date un posing di questo genere. Anche le ali queste sono troppo pesanti, adesso stanno su ma quasi per miracolo, se lo andate a smanacciare troppo prende e cascano, non sono mobili e sono attaccate da un perno di questo tipo, come vedete, molto limitato, e soprattutto gli innesti che ha dietro non fanno nessun scatto, quindi non si accastra bene, ma sono messi lì che sono proprio appoggiati, quindi nel lungo andare rischiate di trovare un'ala più giù, una più su, quindi niente, niente di che, quindi non c'è stato uno studio neanche su questo. Ok amici miei, voto finale per me è un 7, un discreto voto, visto tutte le caratteristiche belle che comunque siamo andati a guardare oggi e che lo compongono. Ebbene amici di Master Toy, anche per oggi è tutto. Ricordate di iscrivervi al canale, venire anche on Facebook con Master Toy Live e Master Toy Shop. Vi ripeto, è un'estate piena delle nostre passioni.
come si voleva dimostrare da parte mia, non volevo assolutamente deludervi e mantenere le promesse con una marea di recensioni. Surfate insieme a me su questa onda positiva e non perdete tutte le mie puntate. Vi aspetto sempre qui su YouTube. Ci vediamo presto, ragazzi. Seguite gli appuntamenti e accendete tutte le notifiche. Un saluto dal vostro amico Davide Overpower e dallo Shi Getter Aoshima.